Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. È con noi Stefano Ferri. Ciao Stefano. Ciao Luca, ciao a tutti. Senti, tu sei una personalità multiforme, poliedrica, sei un grande, oggettivamente. Vorrei darti un consiglio. Senti, io faccio l'insegnante nella vita normale. Come riesco a far capire a un mio alunno dove c'è comunicazione e dove c'è bulimia e conseguente assenza di comunicazione? Adotta la tecnica più semplice. Spiega che la comunicazione perfetta è quella che non va oltre i 30 secondi. La comunicazione perfetta si nutre di due cose. Primo, poche parole. Le parole giuste, no? Che vanno direttamente al punto. Secondo, la capacità di dire bene le cose, cioè non devono solo essere le parole giuste, devono anche essere dette bene. Per dire, la frase "mi piace tanto andare in collina" è in sé per sé una forma di comunicazione compiuta e efficace. Solo che c'è un problema, non è una buona comunicazione perché te la dimentichi dopo 3 secondi. Ma se invece di dire "mi piace tanto andare in collina" dici "sempre caro mi fu quest'ermo colle", fai la storia. Questa è buona comunicazione, tutto il resto è bulimia. Senti, tu oltre che un comunicatore sei anche uno scrittore. Come nascono i tuoi libri? E c'è più ispirazione, fra virgolette, o più lavoro di matto e disperatissimo? A proposito della citazione. Tutte e due, perché guarda, si fa un gran parlare di talento, che uno ha talento da vendere, eccetera. Allora, io devo dare una notizia che magari deluderà qualcuno. Il talento non significa niente. Talento è semplicemente la voglia che hai di fare una cosa. Tra il talento e il successo passa di mezzo una roba chiamata duro lavoro. E quando parlo di duro lavoro sono anche ottimista. Vorrei parlare di lavoro durissimo, se non addirittura di lacrime e sangue. Io il mio primo libro, che si titola Seppellitemi in cielo, e uscì nel 2013, ci misi 14 anni a scriverlo. E notare, per pensarlo, mi bastarono 2 secondi. Mi venne in mente la storia così, all'improvviso, ascoltando la notizia di un telegiornale. Solo che una volta che mi misi al computer a scriverla, mi resi conto che non ero capace di scrivere un romanzo. Un conto scrivo un articolo di giornale, un conto è scrivere un tema in classe, un conto è scrivere un romanzo. Sono 3 cose completamente diverse. E per scrittura, in realtà, con la parola scrittura si assembla qualcosa che in realtà è estremamente multiforme. Si possono scrivere tante cose, si può scrivere la nota della spesa, si può scrivere una poesia, si può scrivere un testo scientifico, si può scrivere un'opera letteraria. E ognuna di queste cose ha una storia, una specializzazione, e richiede sacrifici diversi. Quindi il primo libro mi è servito, diciamo, per imparare, dopo questi 14 anni in cui ho messo su 283 pagine. Uno dice, ma davvero ci hai messo 14 anni per scrivere 283 pagine? Risposta, sì. Una al mese, più o meno. Due. Sì. Due al mese. Diciamo così, ecco, ma che i primi anni facevano pena, perché non erano romanzi, erano... sembravano fumetti senza disegni. Io mi metto nei panni dei poveri editor che devono sorbirsi le robe insopportabili
che gli manderanno, che gli mandano piovono decine di migliaia ogni mese sulla scrivania da parte di gente che si trova nelle condizioni in cui io mi trovavo nel 1997, quando appunto cominciavo a scrivere questo romanzo, però essendo inconsapevoli di essere in quelle condizioni, perché magari scrivono presuntuosamente pensando di essere Dante Alighieri. No, non lo sei. Il secondo libro è stato un pochino meno difficile, nel senso che è leggermente più breve, non sono 238 pagine. Se perite mi cede 238, quindi ho esagerato prima. Il secondo, Il bambino che torna da lontano, è 215 e ci ho messo solo 3 anni. Perché naturalmente ormai ero più bravo, avendo il training del precedente. Qui in realtà di ricerca non ce n'è se non di stile e di mestiere narrativo. Una grossa ricerca è stata invece il terzo libro, che è un romanzo storico. E allora lì, per scriverlo, e sono 700 pagine, verrà ripubblicato però, perché ho ripreso i diritti dall'editore precedente, per cui nel 2022-2023 riuscirà. E ci ho messo per scriverlo 4 anni, 700 pagine. Quindi insomma, ci sta. Però, oltre a questi 4 anni, ci sono, a tempo perso chiaramente, 35 anni di informazione, di ricerca storica, che è una storia che si svolge tra l'anno 1000 e il 1577. Allora ho dovuto ricrearmi la macchina del tempo, cioè studiare. Non parliamo dell'ultimo. L'ultimo, che è quello autobiografico, un romanzo autobiografico, per scriverlo ci ho messo appena 18 mesi. Agevolato, fra virgolette, se questo è l'avverbio da usare, dalla pandemia che mi ha costretto in casa, non c'è niente da fare, scrive. Ma naturalmente non sono i 18 mesi, sono i miei 55 anni tremendi, ecco. E allora lì, vedi che è sempre un dramma, è sempre una cosa tostissima e seria, perché a questo mondo nessuno ti regala nulla e la comunicazione è una cosa difficile. Tu sei un imprenditore nel campo delle pubbliche relazioni, se non erro. È un settore che io da giovane ho anche marginalmente frequentato. È molto cambiato il mestiere negli ultimi anni. Sì, però non negli ultimi. Allora, c'è una data in cui il mestiere cambia, ed è l'ingresso dell'ADSL. Il mestiere del PR cambia con l'ingresso dell'ADSL nelle case, quindi fai conto, 2002-2003. Perché mentre prima per fare PR occorrevano studi enormi, staff pazzeschi, perché immagina senza internet, senza la posta elettronica, cosa significava raggiungere un coté di giornalisti con la posta, spedendo posta raccomandata e col telefono. Pensa cosa significava. No, io facevo rassegne stampa, me lo ricordo. Una cosa tremenda, senza lettori ottici per le rassegne stampa. Con la DSL, uno qualunque, chiunque, adeguatamente preparato naturalmente dal punto di vista professionale e delle relazioni, può con un computer, da qualunque parte si trovi nel mondo, fare quello che una volta occorrevano 100 persone e un palazzo di 4 piani per fare. Questo. Senti un attimo, tu sei un crossdresser, si dice così, no? Sì. Chi è una, perché ci sono anche le donne crossdresser, le duque, crossdresser. Questi ti stupirò. Chi è una crossdresser? Tutte. Quale donna non ha un paio di pantaloni nell'armadio? Quale donna non ha una giacca nell'armadio? Quale donna non ha un paio di Oxford stringate o di sneaker nell'armadio? Mm-hmm. Nessuna, almeno in questa parte del mondo, nessuna. E infatti io ripeto sempre che crossdresser è un termine statistico. Cioè io sono costretto a usarlo su di me, perché uomini che hanno invece le gonne e i tacchi a spillo sono 2, 3, non so quanti siamo, ma
l'ordine di grandezza è questo. Allora, mi serve parlare di cross-dresser per consentire a quelli che restano così di capire, di identificarmi, di agganciarmi a qualcosa loro noto. Che traduzione daresti a cross-dresser? Non ha una traduzione. L'unico termine in italiano che definisce quelli come me è spregevole e non si può usare, travestito, che va bene per carnevale, ma non per un essere umano. Cross-dresser è una parola che non ha traduzione. Significa colui che si veste, colui che si veste attraverso, cioè passa il guado, va dall'altra parte della sponda dell'armadio, chiaramente, per vestirsi. Questo è un gioco di parole inglese che non si può adottare, non si può tradurre. E tutte le donne lo sono, quindi... Sì, a me viene in mente una grande crossdresser che, visto che abbiamo più o meno la stessa età, fu Anna Oxa nel 78, con un'emozione da poco. Non solo, io mi ricordo di aver visto un filmato di Delia Scala. Delia Scala, Nel 1971 avevo 5 anni, non so quanti ne avessi. Io 4. Fatto uguale. Sul nazionale, prima serata, sull'allora nazionale, si chiamava Nazionale, così, sì. Uno, ecco, era in abito scuro da uomo, camicia bianca con i polsini inamidati. Vero. Ecco, vedi, queste sono cose, però, perché non si percepiscono come cross-dresser le donne così? Perché sono tutte così. Quando l'inventore del marketing, l'americano Philip Kotler, diceva che affinché una cosa divenga interessante è sufficiente che la si veda a lungo. Allora, noi abbiamo visto talmente tante donne in giacca, cravatta, abiti da uomo, eccetera, che abbiamo per scontato che è giusto così, e lo è assolutamente. Prima o poi qualcuno doveva cominciare anche dal lato maschile. Eccomi qui. Lo spero. Senti, qual è la filosofia del crossdresser? È una molto semplice che dovrebbero adottare tutti e che ahimè purtroppo non tutti adottano: essere se stessi. Cioè, uno fa il crossdresser fondamentalmente per esprimere una parte di sé, quale che sia. Le donne, quando sono crossdresser, io sono convinto che di donne crossdresser a tempo pieno non ce ne sia neanche una, lo sono tutte part time, perché poi magari una donna, un abito a ginocchio se lo mettono, no? Una donna fa il crossdresser per esprimere una personalità dinamica. Partì il loro crossdressing durante la prima guerra mondiale per questioni di praticità, con le città sguarnite di uomini, perché erano tutti al fronte, non potevano certo mettersi a fare i mestieri maschili con le sottanone ottocentesche di cui ancora erano dotate. Allora, fu una questione di praticità, oggi è una questione di personalità anche, no? Quindi tu vedi una donna in abiti maschili, in abiti da taglio maschile, e sai benissimo che è una donna che esprime dinamismo, probabilmente esprime anche energia, passione per il potere, tutti valori positivi, ben inteso, no? Si diceva dell'immagine della donna in carriera, la famosa foto di una famosa banca del 1987, era una donna in doppio petto grigio con cravatta azzurra. Quindi in realtà significa quello. Un uomo invece fa crossdressing per altre ragioni, naturalmente. Ci sono quelli che lo fanno per esprimere protesta, e anche questo è un modo per esibire la propria personalità. Uno che si mette una gonna per protestare contro le convenzioni fa esattamente quello che facevano i nostri genitori con l'eskimo negli anni 70. C'era un modo per contestare, così come anche un attore che si esibisce un travestì, come suol dirsi, no? Lo fa come scelta professionale. La scelta professionale è una misura della personalità. Poi ci sono quelli e quelle che lo fanno per esprimere omosessualità, e anche questo significa essere se stessi. La ricerca di un'identità. L'omosessuale è una forma di identità, identità intima, identità sessuale, che però a volte richiede anche un'espressione esteriore. Quindi la donna si veste da uomo non, come abbiamo detto prima, per esprimere dinamismo o per cercare praticità, ma per esprimere il fatto che le piacciono le donne. Un uomo si mette la gonna e i tacchi per andare a caccia di uomini, perché è omosessuale. Succede. Così come succede che uno o una faccia crossdressing per esprimere il primo step verso il cambiamento di sesso.
anche questo succede, e anche questo significa esprimere se stessi. Poi ci sono altri casi, come per esempio gli uomini che diventano crossdresser per una tendenza omosessuale diretta, cioè si guardano allo specchio e si eccitano. Tu sai benissimo che la stimolazione eccitatoria primaria maschile diverge da quella femminile perché di fatto è soltanto visiva. Allora, un uomo si eccita guardando, fondamentalmente. Il voyeur è un po' come l'estremizzazione di questa cosa. Ma il crossdresser che si eccita guardando se stesso è ancora un'estremizzazione. E ci sono, so per certo che ce ne sono, vai tranquillo che non ci saranno mai statistiche su questa tipologia di crossdresser perché è intima, non è privata. E allora davvero non puoi sapere chi è. Tu, non so quanti uomini conosci, magari ne conosci milioni, ecco, vai tranquillo che una tot percentuale di insospettabili fra quelli che tu conosci sono questo nel chiuso delle loro stanze. Hanno tutto il diritto di esserlo, per cui lasciamoli pure stare. Ci sono poi quelli che lo fanno per esprimere un'altra cosa viscerale, cioè una scissione. I crossdresser maschi part-time. Ce ne sono anche di donne, però è più sfumato perché per la donna il crossdressing è una cosa ordinaria. Però ci sono i maschi che di giorno va in banca, nelle aziende, li vedi in doppio petto blu, cravatta regimental, e la sera invece cambiano identità, no? Si mettono la parrucca, seno finto, le calze a reti, tacchi a spillo, e vanno nei locali ad hoc. E anche questo è l'espressione di una, non dico doppia personalità, ma di una scissione interiore, che trova soddisfazione così. Poi sono quelli come me che invece la scissione interiore la vivono permanentemente, e allora sono crossdresser dalla mattina alla notte. Ecco. Quindi la cifra del crossdressing è esprimere se stessi con coraggio e con determinazione. Sì. Immagino che la scelta che hai fatto abbia comportato dei sacrifici. Quanto è pesato? Ci ho scritto un libro per raccontare tutta la no, non pretendo che tu mi legga il libro, no? No, per carità, ma per fare una sintesi, guarda, e tu prima hai detto che ho diretto una rivista, ecco, per esempio dovete dare dimissioni. Rinunciare a un posto di direttore di una rivista non è una cosa facile. No. Dovete farlo perché non resistevo più in abiti maschili. Però sai, pur avendomi nuociuto sul piano professionale, pur avendomi costretto a lasciare tante amicizie, in realtà mi ha fatto anche un favore questa cosa, perché mi ha incentivato a scoprire il lato PR della mia personalità che non avevo mai visto, non avevo mai provato. E in realtà ho scoperto che tanta gente si è affidata a me come PR perché gli tornava comodo farsi rappresentare da qualcuno che risultava indimenticabile al primo sguardo. In realtà è stata una fortuna anche, no? Ma come tutte le cose nella vita hanno la doppia faccia, ogni medaglia ha il suo rovescio e ogni rovescio ha la sua medaglia. È valso per me sul crossdressing, sono convinto che valga per chiunque su qualunque cosa. Senti, quanto danno fastidio domande, secondo me stupidi, quali, ma sei omosessuale o eterosessuale o transessuale o cos'altro? Guarda, una volta mi davano fastidio. Una volta arrabbiato, ora non più. Non ero un uomo sereno, oggi invece in realtà se me lo fanno rispondo, perché riconosco il diritto di sapere, siccome non sono un uomo tipico, e riconosco la curiosità, il fatto che uno possa, per capire, farmi delle domande che a me o a te risuonano stupide, ma magari a chi me le pone servono sinceramente per colmare una lacuna. Tu magari non si è mai posto il problema, no? Uomini vestiti da donna, ma non so, io non ce ne sono, o se ce ne sono quelli che vanno nei locali, poi vedono me, ma che è? Me lo chiedono pure con le domande che gli vengono fuori, a volte può essere anche un modo per rompere il ghiaccio. Senti, so che sei un collezionista. Io colleziono cravatte, tu? Dischi dei Beatles. Dischi dei Beatles. Come gruppo e come solisti anche. Mm-hmm.
Ultimamente, ti dirò la verità, negli ultimi anni questa cosa qua è diventata una passione vera perché con l'ingresso delle nuove tecnologie che possono riportare veramente a una qualità sonora mai sentita anche registrazioni vecchie di 50-60 anni, è doppiamente bello collezionare i dischi, quelli nuovi che escono, perché non solo ti trovi delle edizioni di lusso, che un tempo erano impensabili quando uscivano soltanto i dischi, punto e basta. Ma pure te li fanno apprezzare, no? Te li fanno apprezzare per la qualità di audio che sei, che ascolti, che un tempo era pure impensabile. Senti, ti lascio con questa domanda. Mi chiedo se ora tu sia felice e più che altro, secondo te, cos'è la contentezza? Perché ammesso che la felicità, io non so se la felicità esista. Allora, sì, sono felice e lo sono oggi, devo sperare, combattere per continuare a esserlo, anche domani, dopodomani, perché vedi, la felicità che esiste, in realtà è un processo, non è una cosa stabile. Io dico sempre, rubando una definizione meravigliosa di Annie Flaiano, che la felicità è un processo a tre step. Primo, capire ciò che veramente si vuole dalla vita. E questo lo devi capire tu, che veramente significa guardarsi dentro. Secondo step, ottenerlo. Ottenerla, sta cosa che desideri dalla vita. Terzo, ecco lo step critico, continuare a desiderarla anche quando ce l'hai. Io i miei abiti li continuo a desiderare tutti i giorni. Questo fa di me un uomo felice. Anche le piccolezze, no? I dischi dei Beatles continuo a desiderarli tutti i giorni, e anche questo fa di me un uomo felice. Non lo sarò più nei giorni in cui non li desidererò più. Ma anche qui vale per tutti, eh? La Vale felicità per per tutti. tutti. Sì, sono convinto. Bene, Stefano, grazie. Grazie a te, Luca. A presto, Grazie. ciao a tutti. Ciao. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.